ti raccomando di filmare tutto, Attila. Stai tranquilla, Maxine. Ma che stai facendo? Bello, bello, molla l'osso. Ti ho beccato, visto che ci tieni tanto a chiamare la polizia. Ti accontento subito. Però sappi che non è ancora nato lo sbirro capace di prendere Maxine. Quelli non sono altro che stupidi scimmioni. Ma no, la scimmia fa così. A tutte le unità, abbiamo un 211 in corso alla banca federale. È solo a un paio di isolati. Possiamo andarcene. Guarda laggiù, Maxine. Stanno arrivando quei pulciosi di sbirri. Sono i guerrieri della strada. Meglio chiedere rinforzi. Date una stiratina a quei piedi piatti. Sorridi, bello. Hai l'onore di apparire in un filmato di Maxine. Ferma. Sei in testa alla mia hit parade dei ricercati. Un'altra volta, babbione. E ricorda di fare gonfiare le gomme. Sembrano piuttosto a terra. Harris diventerà una bestia. Però la vernice ha tenuto. Beh, è meglio tornare al distretto. Guido io. Siete degli incapaci, delle teste di legno. Quei delinquenti si faranno delle belle risate alle nostre spalle. Tagliati di mezzo. Hanno messo a segno 6 rapine in 6 giorni. Affermativo, per la precisione una gioielleria, un mobilificio, un lavasecco, un bowling, un'edicola e una banca. Non capisco. Perché rapinare un'edicola e il giorno dopo fare un colpo in banca? Non c'è un briciolo di logica. È compito vostro scoprire cosa hanno in mente. Prima però passate dal professore, vi mostrerà delle attrezzature speciali. E appena sarete pronti, beccate quegli avanzi di galera. O come vero iddio vi spedisco a pattugliare le fogne. Muoversi, muoversi! Ok, dal professore! La mia nuova auto, 10 anni di risparmio! Questa me la pagherai, cara! Ecco qua tutti i miei risparmi. 29 miseri dollari? Questi non bastano neanche per il tuo funerale! Ah, ma ne troverò degli altri a costo di rapinare una banca! Battuta infelice. Trova il denaro, farei meglio cambiare galassia! Ho completato la prima di una serie di armi particolarissime. Vi consentiranno di catturare Maxine e i suoi temibili guerrieri della strada. Questa l'ho chiamata combattente supercoraggiata. Deve consumare parecchio. Ah, ho sbagliato tellone. Questo veicolo è quanto di meglio esiste per l'autodifesa. Metterò a capo i supermezzi di Maxi. Non mi pare poi tanto tosto. Aspetta di vedere il suo colpo segreto, il turbo pugno a percussione. Non ho parole, professore. Quando saranno pronti a combattere gli altri veicoli? Domani allo scoccare dell'ora X. A questo punto, agenti, potete ritenere conclusa la dimostrazione. Giriamo da ore e non abbiamo incrociato neanche uno di quei furfanti. Riprenderemo la caccia più tardi. Ora dedichiamoci al nostro secondo lavoro per racimolare i soldi da dare a Harris. Quale lavoro? Ah, ti piacerà, vedrai. Non dobbiamo far altro che indossare una bella uniforme bianca. Ah, una bella uniforme. Mangiate da Mr. Pollo! Noi dovremmo individuare quei teppisti se ci cuca Harris, ci spenna. Mangiate qui o portate via? Portiamo via!
Accidenti, ci daranno una bella percentuale. È la più grossa ordinazione da asporto che abbia mai visto. Non credo che pagheranno, quelli sono i guerrieri della strada. E cosa aspettavi a dirmelo? Andiamo a beccarli. Voi non andate da nessuna parte, cocchi miei. Perché nessuno può fare fresco alla mia motocicletta? Non schiamazzare, chiama aiuto! Speriamo che questo gallo mobile possa rincorrere quella polastrella! Ehi, quei due sono più cocciuti di quanto pensassi! Ragazzi, ascoltate, abbiamo un paio di gallinacci alle calcagna. Vedete di fargli abbassare il crestone. Oh no, ne stanno arrivando degli altri. Niente paura, quello che non ci manca sono le munizioni, le uova. Caricare. Fuoco. Li abbiamo scropagliati per bene. Cancella questa parte del filmato. Ok, ora fai il pieno di granatina. Sciroppiamoli. Oh, stupendo! È umiliante dover abbandonare il campo sotto una pioggia di pollo fritto, ma al momento non ho per niente fame. Gira, gira! Non posso! Razzoleranno felici nel grande prato celeste. Mi mancheranno quei cari ragazzi. Ci abbiamo lasciato le penne. Già, aspetta un momento, io sto bene, e tu anche. Scendete subito da lì o vi cuocio allo spiedo. Sì, signore. Sparite dalla mia vista e trovate quei guerrieri della strada. È questo il posto? Sì, Jones. Il mio informatore mi ha detto di parlare con Charlie il barba. Una volta lavorava per Maxine. Eccolo là. Che faccia simpatica. Ehi, barba, come ti va? Fila prima che faccia questo alla tua zucca. Fai quello alla sua zucca e io faccio questo al tuo braccino. Se tu fai quello al mio braccio, allora io faccio questo alla tua faccia. Fai questo alla mia faccia e io faccio questo alle tue gambe. Niente male, il mio amico. Ok, come non detto. Volevamo soltanto sapere se hai visto Maxine. Quella maledetta strega. Mi ha buttato fuori dalla banda quando ha cominciato a costruire quei camion blindati e solo perché soffro la macchina. Ma perché li costruisce? Sai, è una forma di investimento. Ha intenzione di offrirli in vendita ai peggiori malviventi. Per questo fa rapine a destra e a manca. Insomma, vuole dimostrare che è uno scherzo fare un colpo quando possiedi il mezzo giusto. Sta filmando tutte le sue imprese come prova da mostrare ai probabili clienti. Farà così tanti soldi che vivrà tranquillamente di rendita. Quindi ha rinunciato alle rapine. Oh no, ho sentito dire che chiuderà in bellezza facendo un colpo al più grande supermercato del quartiere. Grazie per la dritta. Gli sbirri se la sono bevuta, Maxine! Stanno andando al supermercato! Ottimo lavoro, Barba! Come promesso ci sarà un premio anche per te. Ok, ragazzi, sotto con la seconda parte del piano! C'è qualcosa che non mi convince, Mahoney. Non si preoccupi, capitano. Charlie il Barba ha detto che Maxine avrebbe colpito qui. Ti ha menato per il naso. La pensi come vuole, ma stanno arrivando. Spolverate gli scaffali, ragazzi! Stavolta ci siamo, sono in trappola. Esatto, capitano. Metteremo subito alla prova questo cassonetto blindato realizzato dal professore. Via! Abbiamo compagnia! Inizia il primo round! Che idea questo aspira banditi! Sì, ma per i guerrieri ci vorrebbe la dinamite. Fermi dove siete, sporche puzzolenti avanzi di fogna!
Vi abbiamo circondati, arrendetevi senza fare storie! Avrai immantinente la mia risposta, piedi piatti! Non illudetevi di farlo a fretta! La lotta al crimine è un lavoro sporco. Dove crede di andare, signore? Un KO al primo round, gliel'abbiamo suonate come si deve! Venite dal paparino! Fermo, ti aspiro! Sparisci, sbirro! Ti ho avvisato! Meglio cambiare aria! Spengi l'apparecchio! Cosa? Caspita, fossero così divertenti le pulizie di casa! Li stiamo perdendo! Non li prenderemo mai con questo cassonetto! Quei pagliacci credono di averci fatto paura! Poveri illusi! Ora vattene di qui, dobbiamo rendere verosimile la scena! Bene, a questo punto mi farò prendere! È in difficoltà! Oh, aiuto! Oh, no! Mi è cascata fra le braccia, capitano! È vero, complimenti, un arresto da manuale! Ha resistito con tutte le sue forze, capo, ma grazie alle mie eccezionali capacità le ho messo il laccio al collo. Anche il suo è molto carino, signore. Sta zitto, Mani! Informerò il sindaco del suo brillante operato. E gli dica che non starò con le mani in mano finché non avrò sgominato l'intera marmaglia. Avrai presto la possibilità di farlo, deficiente. Ha ragione, deficiente. Volevo dire, signore, sono qui. Chiamate i rinforzi, chiamate la Guardia Nazionale, l'esercito, il WWF e la Marina. E soprattutto la mamma. È tutto pronto? Sì, abbiamo tagliato le linee telefoniche e abbiamo interrotto le trasmissioni radio. Che cosa aspettiamo? Tiriamo fuori il nostro capo da quel postaccio. E facciamo un lavoro a regola d'arte. Siamo tagliati fuori, il telefono è muto. Deve avere una gran paura anche lui. I nostri stanno per lanciare il contrattacco. Diamogli le sode. Affermativo. Bravo così, Doug. Dagli un destro e un sinistro. Un diritto e un rovesciato. Ma di cosa è fatto quel blindato? Glielo chiederemo un'altra volta. Evviva! Carica! Tu non andrai da nessuna parte. I miei uomini sono tutti pezzi da 90. Arrendetevi, vi abbiamo sotto tiro. Cos'è? Vi è mancato il terreno sotto i piedi? Paoni è nei guai e tocca a noi essere il braccio lungo della legge. Hai ragione, peccato che quello che arriva sia molto più lungo. Ok, fra poco uscirai, Maxine. Un colpo eccezionale. Sbattili dentro. Seguitemi, ragazzi. Che cosa facciamo? Ci uniamo alla combriccola. Ma sei pazzo? Sì. Pazzo furioso. Non possiamo fare tutto da soli. Non sono tanto tonto, ho un trasmettitore, così i nostri amici sapranno dove siamo. Proviamo con le buone maniere. Se la sono filata. Sto ricevendo un segnale dal trasmettitore di Zed. Trasferiamoci in sala controlli. I nostri ospiti saranno qui a momenti. Quando vedranno i filmati delle nostre imprese, faranno a botte per aggiudicarsi tutti i nostri mezzi speciali. Troviamoci un nascondiglio finché non arrivano i rinforzi. Oh, ecco il segnale di Zed! Ragazzi, è in pieno deserto. Muoversi, muoversi, muoversi! Fai partire il film, Attila. Ok, grande capa. Quando ero all'oratorio, prima del film, facevano i cartoni, sì. E... I miei veicoli possono superare qualunque ostacolo. Oh. Incredibile.
E se non avete tempo per ripulire un locale, portatevelo a casa. Se poi finite in prigione, vi sarà facilissimo uscirne quando volete. Ok, tipacci. Ora farete i conti con noi. Ma davvero? È meglio che lo sappiate. Queste non sono mani, sono armi batteriologiche. Sto tremando di paura. Legateli, è ora di dare il via all'asta. Bene, siamo a 500.000. Chi di voi offre 600.000? Ok, ci sto. È un pezzo che sogno di liberare il mio boss. Sarà meglio che Maoni e gli altri si sbrighino. Wow, detto fatto. Ma come? Ma dai, cambiamo aria, via, via, via. Maledizione, quei guastafeste stanno mandando all'aria il mio piano. Molto bene, uomini. Non fatevi sfuggire Maxine e i suoi scagnozzi. Qui bisogna lavorare di mandibole. Aia! Li stiamo raggiungendo. E allora vai con rock and roll. Ci arrendiamo. Stammi dietro. Sei almeno sicuro di quel che fai? Gettati! Di qua, di là, di là, di qua, di là! Ferma! Guarda, Pierino il porco spino! Fermo, se non vuoi ritrovarti in mutande! Che succede se vi tappo il fischietto? Più sono grossi e più sono stupidi. Ora vediamo se ci sente. Ah, basta! Mi arrendo! Basta! Sei in arresto per guida pericolosa, resistenza e per avere addosso delle mutande orribili. Hanno tutti i nostri veicoli! Calma, non ci prenderanno mai. Sarà il fiume dell'uomo morto a fermarli. Sono nostri ormai. Dicevi, scusa, che erano nostri ormai. Farete compagnia ai pesci. Ehi, quel trapano è un killer. È per questo che odio i dentisti. Ci seguono ancora. Ci sono tanti modi per fermare un proiettile. Ce l'hanno fatta! Non ancora! Il professore pensa a tutto! Quegli sbirri possono aver vinto la battaglia, ma non hanno vinto la guerra! Ci trasferiremo in un'altra città e cominceremo tutto da capo! Vedrai che alla fine arriveremo lontano! Temo di no! Già, spiacenti di deluderti, Maxine, ma l'unico posto dove andrai è una bella prigione! È di nuovo nuova, signore. Ehi, ehi, ehi. Stai indietro, Maoni, e non sfiorarla neanche con un dito. A che punto è lo smantellamento dei veicoli? Sono stati distrutti tutti, tranne uno, ma Zed e Switchak stanno provvedendo. Aiuto! Oh, no, no! Che qualcuno mi dica cosa devo fare! Frena, per carità! Oh, bontà divina. È rimasta una macchiolina, signore.